Salve a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Cirrus Logic, questo glorioso marchio anni 90. Nella prima metà anni 90 questo marchio spopolò per quanto riguarda schede VESA Local Bus e per quanto riguarda le prime schede PCI. Oggi vi parlo del loro primo ed unico chipset 3D, famoso Laguna 3D. In questa variante, per i più tecnici, GD5465, e in questa custom di Creative Graphics Plaster Eclipse. Non è facile il video di oggi perché a differenza dei suoi concorrenti del tempo come S3 con le Verge o Matrox con le Mystique, non esistono titoli con patch ottimizzate per far vedere i giochi scorrere belli fluidi con questa scheda. Qua ci dobbiamo affidare alla compatibilità in Direct 3D della scheda e Direct Draw, con le carenze del chipset grafico sui filtri, su alcuni effetti di luci, trasparenze, eccetera. E per quanto riguarda le OpenGL, anche qua si affianca un po' alla tradizione delle prime Matrox e dell'S3 Virgin, in quanto non c'è la compatibilità con OpenGL. Quindi ci si deve un po' affidare alla fantasia, visto che non esistono patch come ho anticipato. Io devo ringraziare due persone del gruppo Facebook, che sono Fabio Maddaleni e Daniele Morandi, che mi stanno aiutando in questa ricerca e in questo approfondimento di queste schede pre-3D, i famosi deceleratori, qualcuno li definisce, che o piacciono o non piacciono, a me personalmente interessano e con queste due persone ho trovato un punto comune di passione, chiamiamola così, e quindi mi aiutano e non poco a sviscerare particolarità che cerco di mostrarvi poi nei video, magari ai più legati alle prestazioni, questo può non interessare molto, però perdonate questa mia debolezza che condivido con queste due persone al momento, ma spero di trovarne anche altri che apprezzano questo tipo di lavoro di ricerca ai primordi del 3D legato al, fra virgolette, gaming, perché allora questo termine non si utilizzava per i giochi su PC. E quindi l'assenza della compatibilità alle librerie OpenGL cosa comporta? Comporta di dover rinunciare, se non con qualche gabola di fantasia e di perizia, anche consentitemi di rinunciare ai titoli con il famoso motore Quake, che non è poca roba. Comunque, io direi di terminare questo preambolo e di procedere con questo non facile, ripeto, video. Grazie all'utilizzo di un wrapper che trasforma le librerie OpenGL in Direct 3D, abbiamo avviato GL Quake, ma come vedete le texture sono completamente bianche. Grazie a una ricerca di Fabio, appunto, andando nella console e digitando R/Fulbright 1, quindi andiamo ad attivare il Fulbright, magicamente riusciamo a riempire parte delle texture. Ovviamente tutto è molto acceso, mancano quegli effetti di buio, di luci, di trasparenze che sono tipiche di questo gioco, però abbiamo un'esperienza abbastanza simile al GL Quake. Per quanto riguarda invece la potenza di rasterizzazione, vedete, rimangono rosa le scritte e vedremo che anche le esplosioni sono un quadrato rosa. Per quanto riguarda, dicevo, invece la potenza di renderizzazione, andiamo a fare la nostra Time Demo della Demo 1, per esempio, e andiamo a vedere che cosa ci restituisce. Vedete le esplosioni? Io qui non sono riuscito a correggere.
chiunque abbia passione per questo genere di esperimenti e suggerimenti da dare, ovviamente sono ben accetti e vi prego di scriverli sotto nei commenti. Adesso attendiamo il termine della time demo, tanto ci vediamo come funziona il nostro GL Quake moddato, chiamiamolo così, in Direct 3D, con questa scheda, con questo chipset. Non dovremo avere degli FPS particolarmente alti. Sto facendo lavorare la scheda, anzi scusate, con un Pentium 2 400 e 128 MB di RAM, PC 100 MHz, ma trovate tutto in descrizione ovviamente. Ci siamo, e ve lo traduco io, siamo a 13.3 fotogrammi per secondo. Non è facile vedere perché è tutto completamente rosa, non è facile per me a occhio nudo, occhialuto nudo, figurarsi per voi con la mia inquadratura. Comunque 13 fotogrammi per secondo. Prova addirittura ad avviare una partita e vi posso dire che l'esperienza di gioco è soltanto per fare un piccolo. Non è neanche del tutto male. Adesso qui evito di saltare perché ho il mio solito problema logistico del trespolo davanti alla tastiera. Andiamo a sparare, basta. Sì, gli FPS, i 13 FPS non aiutano a fornire un feedback dal punto di vista della giocabilità, secondo me, decente. Quindi questa è solo una demo, è un voler dimostrare. Andiamo a vedere anche l'acqua. Vedete, manca molto alle texture rispetto all'originale, però per chi, come dice un altro amico del gruppo, non aveva 400 e passa mila lire da investire in una V2 1, poteva essere, magari riducendo anche la risoluzione, potevo provare in 512x384 lanciando dal collegamento GL Quake. Poteva essere una soluzione anche accettabile, fra virgolette, dai. Rimaniamo nel 1997 e andiamo a regolare le impostazioni in 640x480 True Color di Tomb Raider 2. Andiamo ad eseguirlo con Fraps attivato e vediamo che cosa succede. Questo non l'ho ancora provato, lo provo per la prima volta proprio per questo video. Siamo nell'interfaccia e andiamo ad avviare una nuova partita. Farò proprio un pezzettino giusto per... Eccoci sbarcati con Lara. Trovate gli FPS in alto a sinistra. Devo dire che si è visto anche di peggio, dai. Nulla di eclatante.
Tentiamo il salto, considerando che ci sto giocando col trespolo nei maroni, scusate questi termini coloriti, ma credo che ormai contraddistinguano un po' il mio stile. Considerando tutto ciò, diciamo che non è male. Oddio, bisognerà vedere poi nelle scene un po' più animate, un po' più affollate, cosa dicono gli FPS qua. Qua si fa giocare, ecco, niente di che. Qualche lag, ma qui è anche il CD. Bene, abbiamo sterminato tutti gli uccellacci di questo mondo. Andiamo a goderci una panoramica, facciamo un bel tuffo e archiviamo Tomb Raider con 11 FPS. Ecco qua. Grazie ai consigli di Salvatore. Sempre per tornare al gruppo Facebook, che per me è molto importante, è una fonte inesauribile di consigli e informazioni. Lui in questo caso ha anche un canale YouTube attivo, quindi vi invito ad iscrivervi, Retro Hardware Garage. Riesco a mostrarvi una sorta di time demo, di benchmark di Turok, questo titolo del 1997. Tentiamolo in 640x480 e vediamo come si comporta la nostra Cirrus Logic Laguna 3D nella sua variante Creative Blaster Eclipse. Mi è rimasto attivo anche Fraps sulla destra che ci dà gli FPS in real time. Quella a sinistra invece mi dice Salvatore che è il frame rate medio e c'ha ragione, probabilmente no, forse il contrario. Sì, no. È così, è così. Quindi abbiamo un frame rate medio che si attesta comunque sotto i 20 fotogrammi per secondo in 640x480 con questo titolo del 97. Con un chipset 3D nel 1997 non è buono, questo lo devo dire. Anche dal punto di vista della grafica, ci sono degli effetti di trasparenza, di luce un po' scuri che non sono del tutto normali. Io non sono un grande osservatore dei dettagli grafici, però mi scappa di doverlo affermare. Se mi chiedete se è giocabile con questo frame rate, sni, probabilmente anche qua abbassando i 512x384 si riesce a fare qualcosa di più, ma cosa di più sinceramente non lo so. Qui dove la cosa è un po' più complicata ci dovrebbe essere dell'acqua, vedete, però non è fatta bene, ma mancano dei filtri grafici al chipset. Era un chipset molto 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 basilare, con la concorrenza non aveva nulla a che fare. Io adesso non so cosa costassero schede con questo chipset, non so questa custom in particolare, però penso costassero poco, ma rispetto a 3DFX, soprattutto sempre in primis, ma mi viene da dire anche a Verge con S3 e a Matrox Mystique, è un mondo un po' diverso questo, però è un mondo carico di fascino, almeno per me. Ciò che vi sto proponendo come ultimo titolo di questo abbastanza lungo test di questa scheda è Expendable del 1999 in 640x480, perché in 512x384 va piano uguale.
Devo dire che non pensavo nemmeno potesse partire, invece, come vedremo fra un po', con FPS molto scarni, con qualche problema tipo di assenza di ombre, di luci, eccetera, però partire parte. Ed è già un mezzo miracolo. Con che frame rate parte? Con un frame rate molto basso. Volevo concludere questo video con Final Reality, magari farò un video a parte tipo Cirrus Logic 3D, Laguna, Running, Final Reality, ma lì le prestazioni sono più alte anche grazie a un al Pentium 2 400 rispetto a quello che avrebbe potuto essere con una CPU del 1997 tipo un Pentium MMX. Non tutti potevano permettersi CPU Intel di seconda generazione in quel periodo, quindi quello che vediamo è già una scheda abbastanza, consentitemi il termine, gasata dalla configurazione con la quale la sto testando, che era una top di gamma per allora. E quello che si vede non è esaltante. La giocabilità dei titoli c'è con Tomb Raider 2, potrei farvi vedere Populous The Beginning, vediamo scorrere delle immagini che ho preregistrato nello sfondo, va anche lui. Addirittura sono riuscito a far partire anche Unreal in 640x480 in Direct3D, come vedete textureless, però textureless, quindi con delle carenze del motore grafico che si ripercuotono poi nella qualità grafica del titolo. Quindi cosa dire, se siete come me amanti di questo genere di esplorazione, di questo genere di schede, è una scheda che vi consiglio di cercare, e se la trovate a un buon prezzo, come credo di averla trovata io, da un venditore anche professionale, quindi da una persona che sa il fatto suo, quindi una scheda testata e funzionante. Spesso io critico eBay soprattutto quando prendo qualche chiavata, però devo dire che avendo fatto molti acquisti soprattutto per pagare la mia passione, la mia voglia di dar vita a questa raccolta di retro hardware e anche poi per portarli sul canale, su 100 venditori 90 sono onesti e professionali. Quello che c'è da dire c'è da dire. Poi sui prezzi io non dico mica più niente, perché dove c'è mercato è il mercato a fare i prezzi, quindi consentitemi anche questa divagazione, perché cioè, non vorrei poi cadere in equivoci. Io non voglio fare quello che ce l'ha con i venditori, anzi, dovessi vendere anch'io venderei al prezzo di mercato. Quindi, ritornando al discorso, se ve la consiglio, SNI, nel senso, se avete questa passione, sì, assolutamente sì. Se la trovate a buon prezzo perché volete costruire una retro build per i giochi DOS, assolutissimamente sì, perché l'ho provata con i titoli DOS e la scheda va. Non c'è niente da dire, va bene. Così come una S3, così come una Matrox, forse anche meglio dal punto di vista della retrocompatibilità con lo standard PESA. E quindi che dire, io direi di portare a termine questo video che viene bello lungo, il test di questa scheda richiedeva tempi lunghi, io non sono capace di succingere in tempi più brevi di quelli che ho fatto in questo mio contenuto. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo per chi apprezza questo genere, premiare il mio sforzo, perché non è stato facile e sono riuscito soprattutto all'aiuto di Daniele e Fabio, che ringrazio per l'ennesima volta, sono riuscito a portarvi questo contenuto, grazie a loro. E quindi se volete apprezzate con un like, se è la prima volta che vedete un video del mio canale
iscrivetevi, magari non disiscrivetevi, vedete qua il fumo come viene renderizzato dalla S3, scusate, ho divagato ma stavo osservando le immagini. E quindi se volete mi date una mano, io sono contento. Io vi ringrazio per la grande pazienza, per chi fosse arrivato fino a questo punto, e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti e buona vita.